per la rassegna stampa di Infofermo di oggi sabato 18 gennaio. Iniziamo dal Messaggero, il quotidiano del gruppo Caltagirone, stamattina apre con COP, parte il ricorso contro il blocco dei lavori. Nuovo supermercato, l'ordinanza del comune definita atto illegittimo. Ad una settimana dall'ordinanza della sospensione dei lavori nel cantiere di Via Respighi, la Coppa Adriatica risponde ricorrendo contro il provvedimento dell'amministrazione Brambatti, dice l'articolo. La Coppa ha dato mandato ai propri legali di presentare opposizione ed agire in tutte le sedi opportune per chiarire la vicenda del cantiere in cui l'ordinanza blocca i lavori per la realizzazione del nuovo supermercato. Allora, di spalla a questo articolo il Messaggero parla dei commercianti pronti a bloccare la piazza. Cresce la tensione dopo la conferma dello stop alle auto. I commercianti del centro storico in pratica ritornano sul piede di guerra e la discussione è appunto incentrata soprattutto sulla chiusura che ci sarà ad aprile di parecchie vie del centro storico, compresa Piazzale Azzolino. Farmacom Solgas, ok a Site ancora nel mirino, è l'altro titolo sulle partecipate, riguarda il Consiglio Comunale di giovedì sera in cui c'è stata l'audizione delle quattro partecipate del Comune di Fermo. Ed ancora Viale Cavallotti per quanto riguarda Porto San Giorgio, sopralluogo di Soprintendenza ed Ecologisti. Per Sant'Elpidio a Mare l'osservatorio astronomico diventa strategico per il turismo e l'altro titolo, sempre per Sant'Elpidio a Mare, la guerra degli outlet. Diomedi chiedono 30 milioni, ma noi siamo nel giusto ed è la risposta del Comune sulla vicenda del ricorso milionario di Prada. Passiamo al Corriere Adriatico, la COP, illegittimo lo stop ai lavori, stesso titolo di apertura per il quotidiano, la COP, illegittimo dicevo lo stop ai lavori, la società si oppone all'ordinanza, Carabinieri di nuovo in comune, acquisiti altri documenti. La procedura, dice la COP, si basa su una convenzione di lottizzazione del 92, nel 2004 l'ok del TAR. E comunque ancora sanità, per quanto riguarda la pagina di Fermo del Corriere Adriatico, Donati, il segretario provinciale della CISL, contesta le ultime nomine nella sanità, compresa la promozione di Gianni Genga all'ASUR regionale. Sempre il Corriere Adriatico, in partenza il restauro per la chiesa di San Filippo Neri ed ancora croci di lumini in piazza, per la piazza al buio. Sono stati messi ieri sera in tarda ora 6-7 lumini nella parte ovest di Piazza del Popolo dai commercianti che appunto protestano contro la chiusura della piazza e del centro storico. Ancora sui rifiuti, sempre il Corriere Adriatico, così il sindaco abbassa i prezzi. Si accende la polemica dell'opposizione contro l'amministrazione comunale sulla questione del conferimento dei rifiuti provenienti dalla provincia di Macerata e abbancati presso la discarica di San Biagio. Sospensione dei lavori, illegittima, abbiamo rispettato i permessi rilasciati, è invece il titolo del Resto del Carlino sulla vicenda di Via Respighi, Coppa Adriatica si oppone al provvedimento, per noi non solo danni economici. Sulle auto in piazza il Carlino presenta l'intervento del gruppo consigliare del PD che sulla questione dei parcheggi respinge le accuse arrivate in consiglio comunale da parte della minoranza. Secondo il PD non si può contestare oggi la scelta di chiudere la piazza alle auto se ieri si sono create le condizioni per spopolare il centro storico. Al lato di questo articolo il Carlino presenta anche Testoni, teme di dover chiudere i negozi, nella mia edicola un sondaggio tra i fermani. Il quotidiano riporta anche la storia di pediatria in cui aumenta il lavoro, ma il reparto è sempre stretto.
I rifiuti maceratesi li ha chiesti il sindaco, cronaca dell'audizione delle partecipate, in particolare della Site, e la presa di posizione del consigliere Maria Giulia Torresi, ex PD. Come fanno ad accettare i cittadini, dice il consigliere, nuove tasse sui rifiuti se non vedono gli effetti benefici della raccolta? Partecipazione dimenticata della giunta. Ed ancora, sempre dal resto del Carlino, diamo un'occhiata a quello che è il resto della provincia. Collina non sistemata, rabbia alla Corva. I lavori per l'ampliamento della galleria della Corva sono terminati. Il traffico lungo la 14 in quel tratto scorre normalmente da tempo, ma non tutto è ancora a posto come dovrebbe, dice l'articolo nella pagina di Porto Sant'Elpidio e Sant'Elpidio a Mare del Carlino. Le aree che sono state utilizzate dall'impresa Matarrese per il cantiere, soprattutto la collina sopra la galleria, sono ancora in uno stato pietoso, con polvere e fango ovunque e nessuna ripiantumazione. Ed ancora il comune non paga, imprese stanche di aspettare la questione del cimitero di Sant'Elpidio a Mare, l'ampliamento sarebbe stato concluso da mesi, attendono soldi anche molti fornitori. Ancora sul Carlino, ma per quanto riguarda Porto San Giorgio, investimenti fermi da anni, vogliamo delle certezze, parlano i balneari e l'allarme della Confcommercio. I grillini invece intervengono sul futuro di Viale Cavallotti e sul testamento biologico di Virgilio, consigliere del PD, dice non ci sarà spaccatura in maggioranza. Sugli altri centri della provincia, Viale Cavallotti osservato speciale è il titolo sulla pagina di Porto San Giorgio del Corriere Adriatico, già bocciato il nuovo senso unico per quanto riguarda Porto Sant'Elpidio, in cui è iniziata la fase, dice il Corriere Adriatico, della sperimentazione voluta da Franquellucci, i dubbi dei commercianti. Con questa notizia concludiamo questa rassegna stampa di oggi, sabato 18 gennaio. Vi ringraziamo dell'attenzione e vi diamo appuntamento a domani.